Anche Arezzo avrà un ambulatorio della procreazione medicalmente assistita. Avrà sede all'interno del consultorio in Viale Cittadini e sarà destinato alle coppie che cercano una gravidanza da almeno un anno. Il tema della fertilità consapevole è un tema del quale il sistema sanitario non può più far finta che non esista, insomma, ineludibile, diciamo. Pensate che il 24% delle famiglie non si compiono, non si completano per infertilità della coppia. Oggi noi possiamo dire che stiamo completando una rete della nostra ASL, quindi della nostra ASL di Area Vasta, una rete che ha il suo centro, il suo hub, nell'ospedale della Frata a Cortona, dove ci sono le tecnologie per un centro pubblico di secondo livello. Badate che siamo l'unico centro italiano che è in pubblico in grado di fare queste cose, ma insieme una rete di ambulatori per la fertilità consapevole in grado di fare anche attività di diagnostica. Nell'ambulatorio sarà dato l'avvio alle procedure di procreazione medicalmente assistita da eseguire presso il centro di Cortona. Le coppie verranno seguite sempre in ambito consultoriale in una prima visita dal ginecologo, dallo psicologo del percorso e dall'ostetrica e dall'infermiera del servizio consultoriale, in prima accoglienza e in una seconda accoglienza in cui verranno valutati gli esami che le coppie eseguiranno al presidio San Donato.